è che le associazioni vengano accusate di essere fonte di degrado, quando le associazioni da anni e in maniera continuativa si prendono a carico delle persone. Vuol dire che le conoscono, che riescono ad attivare percorsi per dare loro dignità, reinserimento sociale. Allora, alla fine è proprio l'azione delle associazioni che rende più sicura la città. Non possiamo accusarle di ciò che invece chi accusa è responsabile. E cioè è proprio la sala scommesse, e cioè chi sfrutta le fragilità, magari portando via anche pochi euro a queste persone in difficoltà, senza alcun scrupolo, senza responsabilità. È la sala scommessa che va allontanata, è il gioco d'azzardo che produce ludopatie, e questa situazione che abbruttisce le persone ed aumenta il degrado. Non le associazioni che, ripeto, da anni e non in maniera così a spot si prendono carico di queste persone e danno più sicurezza a tutta la città. Ma da chi sono accusate le associazioni? Proprio da chi gestisce, dal proprietario della sala scommessa, cioè è questo che non accettiamo assolutamente, che chi è causa di degrado diventi l'accusatore di chi invece cerca di dare maggiore sicurezza alla città prendendosi carico delle persone fragili e in situazioni difficili.